Amici buonasera, bentrovati, benvenuti a questa puntata iper speciale, veramente iper speciale, buonasera a tutti, non ci staremo vedendo un po' troppo spesso credo. Terza puntata, terza live in questa settimana, ma grande emozione per me perché a parte che essere particolarmente provato dopo le precedenti due live, nel senso che questa arriva un po' come punta dell'iceberg questa arriva un po' in coda a due puntate difficili a due puntate emotivamente provanti eh, però con la soddisfazione sicuramente di averne parlato e spero che le persone stasera qui siano state presenti a queste live abbiano, eh, abbiano visto insomma si siano eh, appassionate anche loro si siano fatte delle domande soprattutto e stasera parliamo di qualcosa che è una sorta di prodotto nostrano molto importante da preservare, non si sa quanto preservabile e non si sa quanto preservato, che è il cantautorato. Cantautorato che è la storia della nostra musica, che è eh, forse eh, una delle parti strutturali della nostra musica. I grandi cantautori sono stati l'ossatura della musica negli anni 70, negli anni 80, anche negli anni 60 ovviamente. Lo sono stati negli anni 90 con un cambio generazionale importante e in questi giorni e in questi periodi forse soffrono. E bisogna capire perché soffra il cantautorato. Come mai un qualcosa di così tradizionale per noi, un qualcosa di così, eh, come dire, inserito all'interno del nostro eh, contesto culturale stia soffrendo? Sarà forse per la stessa mancanza di cultura che abbiamo denunciato ieri o nella puntata di lunedì? Sarà perché non si riesce a tramandare una tradizione, non si riesce neanche a raccontare alle altre generazioni quello che è stato, quello che questo paese ha prodotto di veramente importante. Non lo so. Fatto sa che sono tante le dichiarazioni di cantautori e sono tante le gesta, le azioni di cantautori in questo periodo che fanno sollevare più di un sopracciglio, fanno pensare eh, l'album di Guccini che viene pubblicato oggi le canzoni eh, da intorto, delle canzoni dell'intorto, fino uh, che è il disco di un 84enne fondamentalmente che non vengono pubblicate in uh, formato digitale, soltanto su vinile, non esisterà la versione streaming. Fino a quello che ha fatto un po' uh, Scoccare la scintilla in me per affrontare questa puntata e volerne parlare con uno dei più grandi cantautori del nostro paese. E che adesso vi vado ad introdurre a brevissimo: no che sia una sorpresa, nel senso sapete tutti che si tratta di Ricorugere. Adesso gli darò il benvenuto. Ma c'è stata un'intervista a Ron di qualche settimana fa che dopo 50 anni di carriera diceva. Eh, sarà l'ultimo album che faccio questo, dopodiché farò soltanto 45 giri, farò soltanto singoli 45 giri forse è l'accezione per noi di un'altra generazione no? per parlare del, del, del pezzo singolo eh, perché oggi la musica si consuma in fretta ed era quello che Enzo Mazza raccontava quando in maniera anche un po' eh, forse troppo entusiasta raccontava descriveva di tiktok e di quello che succede no? con la musica compressa la musica sped up accelerata e io pensavo che forse non ci fosse un granché da gioire rispetto a questo tipo di deriva e allora ron povero cristo si, si piega e quindi dice adesso farò soltanto singoli rinuncio a fare album cerca di essere ancora rilevante in qualche maniera cerca di fare il suo mestiere come è giusto che sia, come probabilmente molti nel, eh, nell'evoluzione che c'è stata dall'analogico al digitale hanno dovuto fare, mi viene da pensare a un tipografo che a un certo punto ha chiuso bottega perché non, non, non aveva più senso fare il tipografo, però forse la musica leggera italiana ha una storia ed è una storia che va avanti, ma va avanti in maniera molto diversa. I cantautori di oggi non so quanto assomiglino a quelli uh, dell'altra generazione e della generazione che rappresenta il mio ospite di questa sera, il grande Enrico Ruggeri. Enrico, buonasera, bentrovato, benvenuto. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Eccolo. Eccoci qua, sono molto contento di averti per discutere di questo gigantesco tema, secondo me. Uh... Che forse non, non, non viene affrontato, nel senso che io vedo accadere cose e cerco sempre di comprendere: ok, ma cosa sta succedendo realmente? E vedi appunto da Guccini, passando per Ron, De Gregori e Venditti che devono fare le tournée insieme, eh, poi magari è una loro scelta e l'avrebbero fatta comunque, però ti rendi conto che c'è qualcosa che sta effettivamente soffrendo. Uto Ughi che dice che culturalmente bisogna fare qualcosa, bisogna spingere, non c'è una diffusione, non c'è un lavoro culturale. E allora ti chiedo, ma tu che sei Enrico Ruggeri e sei stato Enrico Ruggeri, oggi, nel 2022, come te la passi? Allora, ehm, alcune cose da dire. Fondamentalmente io da sempre scrivo canzoni perché è una cosa che mi dà benessere. Mi dà piacere, mi piace stare in studio, mi piace giocare con la musica, credo di essere uno che ha fatto tanti dischi, forse troppi, eh, siamo a quota 39, compresi i decibel, quindi quasi un album all'anno, quindi è evidente che faccio musica perché mi piace, la cosa mi fa stare bene. Dopodiché, eh, io negli ultimi anni credo di essere circondato da un affetto ancora superiore. Rispetto a, a, agli anni degli inizi, ma naturalmente eh, come dire, numericamente inferiore, quindi eh, se una volta eh, venivano a vedermi in 10.000, adesso vengono in 1.500, oh, per cui eh, si è ridotta come dire, la fascia di utenza. Ne parlavamo prima, un po' perché magari i quarantenni, i cinquantenni italiani hanno meno attitudine ad andare in giro la sera. Eh, rispetto a, a, a quelli europei, un po' perché probabilmente, eh, essendo sulla, in giro da, da, da tanti anni, insomma, se uno eh, a cui piace Ruggeri lo ha visto dal vivo 5-6 volte, gli ha comprato 8 album, eh, palesemente gli vuol bene, non è obbligato a continuare tutti gli anni a andarlo a vedere dal vivo e tutti gli anni a comprare il suo album. Quindi, fatta questa premessa, ehm, io credo che eh, il cantautorato sia vivo e vegeto se escludiamo l'aspetto numerico, eh, se escludiamo questa gara abbastanza anomala, perché se tu pensi nel corso del, 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 da quando è nata l'arte, la, la, gli artisti quasi sempre sono morti poveri, sono stati rivalutati eh, successivamente, eh, non erano certo una... una eh, Classe dominante, tutt'al più vivevano di mecenatismo, no? quindi facevano il ritratto alla moglie del signorotto che li ospitava e poi in cambio facevano le loro cose, oppure il committente era il clero. Insomma, l'artista non è mai stato eh, al vertice. Poi, per una trentina d'anni e io sono stato fortunatamente beneficiario, eh, di colpo quelli bravi, quelli che piacevano diventavano anche ricchi, famosi, piacevano alle donne, si compravano le case, le macchine. Ma è abbastanza un'anomalia, cioè non è detto che il percorso dell'artista vero debba per forza di cose essere quello di essere ai vertici della scala gerarchica della società. Questo va detto immediatamente. Dopodiché naturalmente c'è la parte dell'evasione, ci sono gli eroi di una stagione, ci sono quelli che mirano, eh, come è legittimo che sia, a fare il singolo di successo, a fare milioni di streaming, eh, eccetera, eccetera. Ma è un aspetto completamente lontano da quello che è eh, eh, uno che scrive canzoni sperando che qualcuno si riconosca nelle cose che dice. Però state affrontando chiaramente una uh, diversità rispetto al... Alla concorrenza che poteva avere ai tempi, nel senso anche tu sarei stato uno che ai tempi voleva fare il suo milione di copie, giustamente rispetto ad altri, quindi era in un sistema concorrenziale da giovane, sì. sicuramente con dei, con dei grandi, con forse un'altra sì. epoca, no? Guarda, però devo, devo dire che io da quando ho iniziato a fare questo mestiere ho capito subito due cose, una che non avrei mai fatto Sansiero, e l'altra che non sarei mai scomparso, cioè ero abbastanza eh, convinto di avere cose da dire per decenni, ma ahimè ero altrettanto convinto che il tipo di cose che facevo non mi avrebbero eh, consentito di avere un successo plebiscitario da milioni di copie. Posso Sono chiederti alla... perché? Posso chiederti perché? Perché comunque tu hai firmato anche, ma, eh, non solo per te, ma canzoni anche per altri, cioè, nel senso la mano, la penna, ce l'hai sempre avuta. Sì, secondo me... Eh, la, il tipo di, di eh, come dire, approccio comunicativo è, è diverso. Faccio degli esempi senza remore. Eh, Vasco Rossi è il re della sintesi. Scrive degli slogan che fanno sì che lui possa eh, piacere a tutti. Quando io ho il mal di stomaco, ce l'ho io mica te. È una frase che io non avrei mai scritto perché non è nelle mie corde. Ci avrei messo cinque righe. Sarei cioè, stato probabilmente più poetico, ma sicuramente meno efficace. Per cui eh, ognuno ha il suo destino certo. eh, e, e ognuno ha il, la sua linea editoriale. E se avessi provato a scrivere frasi alla Vasco Rossi, la gente avrebbe giustamente fiutato l'inganno. Qui non sono uno da slogan ho eh, un tipo di approccio eh, un po' più contorto. Vanno capite le mie canzoni, uno deve seguirmi con un po' più di attenzione, quindi probabilmente sapevo che la grande massa eh, non, non, non mi avrebbe tributato gli onori che ha tributato ad altri, ma proprio per una linea editoriale diversa, ma anche per un tipo di, di caratteristiche. Eh, ripeto, non c'è nessuno snobismo in quello che dico. So fare questo, eh, non so raccontare. Bene, le cose mobili, eh, di, di respiro eh, mentre invece magari oggi insomma, Ramazzotti chiude un capoverso con grazie di esistere eh, e fa il giro del mondo grazie a questo tipo di efficacia di frase. Io non l'avrei fatto, non mi sarebbe piaciuto farlo e se per caso l'avessi fatto non sarei stato credibile come lui. però questa è una questione che riguarda un po' tutti, sì. anche i Vasco Rossi anche i ramazzotti, riguarda tutti, riguarda il cantautorato in maniera estesa. Siete state combattendo contro un nemico diverso, è un, è un nemico liquido, invisibile, che non ha formato ed è proprio quello che ha sconvolto fondamentalmente tutto, perché ha sconvolto la comunicazione, ha sconvolto il marketing, ha sconvolto il fatto di possedere della musica rispetto a mettervi dentro un calderone di compilation, che nel nostro paese sono sempre andate molto bene, ma voi facevate album, non compilation, cioè sì. tu non facevi il disco per stare all'interno della compilation del Festival Bar, tu facevi un album con certo. la possibilità di avere dei singoli, è cambiato tutto, è tutto ribaltato. E quindi a un certo punto è come se eh, camminando il terreno vi, fosse, vi sia scomparso no, sotto i piedi costringendovi ovviamente o ad adeguarsi oppure a, essere, a sentirvi smarriti come penso sia anche normale. E quella massa di cui parlavi, che eh, è la massa che appunto premiava la sintesi di Vasco, come pre premia fondamentalmente eh, chi parla e riesce a comunicare no? per loro, eh. Per fortuna anche con tante diversità ai tempi, nel senso che il tuo pubblico era un pubblico di massa, ma che comunque aveva eh, un, un indirizzo che era diverso probabilmente da quello di Vasco, magari si toccavano per alcune cose e poi, eh, e, e poi cambiavano e probabilmente era molto diverso, non so, da quello di De Gregorio, quello di un Venditti o di un Guccini, no? per fare dei nomi, o di un De André. Adesso è una situazione diversa. Intanto perché voi fotografate, in quel momento fotografate l'Italia, mentre oggi la fotografia che ci viene data del nostro paese dai cantautori, se così possiamo definirli, io ti dico non è un pregiudizio, ma faccio molta fatica a definire alcuni degli interpreti di oggi reali cantautori. Cioè, forse dobbiamo tornare un po' al concetto di cantautore. Allora, chiedo a te, il singer-songwriter, quello che viene chiamato così dagli eh, anglofoni, che cos'è da noi? Cosa dovrebbe essere? Come si interpreta il ruolo? Ma, eh, naturalmente, dando contenuti. I, I contenuti, le emozioni attraverso i contenuti sarebbero fondamentali. Naturalmente... Eh, sarebbero. Eh, può, sare, no, dico sarebbero perché magari... Eh, ci sarà, ci sarà qualcuno magari non qua ma, ma in, in Italia sicuramente a decine di migliaia che magari dice mi emoziona di più una frase di sfera e basta che non c'è un tipo di linguaggio c'è un tipo di approfondimento diverso perché fondamentalmente eh, tutto è più epidermico è più terra terra eh, si gioca su mille parole quando De Andrene usava 50.000. Eh, il lessico è, è povero. Eh, la, la, la ricerca musicale è quasi sempre poverissima. Mm. Le capacità vocali anche, ma quello voglio dire, neanche noi cantautori siamo stati eh, dei grandi virtuosi dell'Ugola, no? per cui quello è, è già successo, me, me compreso. Però evidentemente ehm, oggi c'è una, una ricerca del linguaggio iper semplice. Guarda, io ho un figlio adolescente e, e con la mia punizione divina, la mia nemica storica è che mio figlio ascolta. Eh, baby gang, eh, simbalarue, la trap, e mi dice: eh, Ma loro parlano di cose eh, reali perché parlano dei loro disagi, eccetera, eccetera. E io cerco di dirgli: Guarda, che lo faceva cioè, il fatto di rimestare nel, nel, nelle miserie umane lo fanno da secoli, lo faceva Dickens, lo faceva Mark Twain. Se parliamo di musica, l'hanno fatto Bob Dylan. La, L'Urida ha fatto della, eh, della, mh, della droga, dell'emarginazione, della transessualità, del suicidio, addirittura ha fatto della poesia. Per cui quello che conta è la forma. Eh, un ragazzino indebitato che ammazza una vecchietta una storia banale. Dostoevsky ci ha scritto Delitto e Castigo. Quindi... In realtà nell'arte è, 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 è diverso, che se lo disegniamo io e te, quindi non è l'argomento che fa eh, la discriminante. La discriminante è fatta dalla mh, letterarietà. Dal linguaggio. Usa, dal linguaggio, bravo. Ecco, eh, posso... Dal linguaggio e, e da quanto un linguaggio può essere toccante. Posso entrare su questo perché... E il linguaggio secondo me è una parte delle riflessioni. Il linguaggio rappresenta, rappresenta un tipo di comunicazione, un tipo di necessità. Quindi se De André, hai detto tu prima, aveva bisogno di 100.000 parole, evidentemente aveva bisogno forse di dare spessore attraverso la ricchezza della parola ha un contenuto che apparentemente poteva essere anche un canovaccio, poteva essere anche la storia di chiunque, la storia di sempre, quindi attraverso la ricerca letteraria, attraverso la bellezza della parola, la ricercatezza della parola cercava di eh, definire nel migliore dei modi, in base alla sua poetica, quello che voleva raccontare, che fondamentalmente è la, alla base della letteratura di qualsiasi poeta, scrittore, certo. autore, eccetera e devo dire che anche per tanti anni si è gridato al poeta forse si dava del poeta anche impropriamente a chi poeta in realtà non era riflettevo oggi e su questo mi ricollego che è tanto che a qualcuno non si dica poeta eppure ci sono autori, non so pre prendi ultimo per dirne uno oppure eh, come si chiama il tipo dei, dei giornalisti che adesso non mi viene Paradiso Tommaso Paradiso Tommaso Paradiso io non ho mai sentito parlare di poeta, forse l'ultima volta che ho sentito parlare di poeta, né per Giorgio Poi, onestamente l'ultima volta credo che di aver sentito parlare di poeta, forse è stato per Samuele Bersani. Dopodiché c'è il nulla, cioè ai tempi vostri Ma... di, poeti, Ma... di, po di poeti ce n'erano, poi ripeto, poi si può entrare nei meriti di chi lo fosse o meno. E allora mi chiedono se il linguaggio oggi non è necessario, cioè se basta così poco, un linguaggio così scarno... Così poco approfondito, anche così volgare, ma non volgare per i temi. Io parlo proprio di. La, la, no, volgarità, certo. la volgarità per me non è la parolaccia. La volgarità è la scarsa voglia di eh, mettere. di usare il, tra due termini il migliore. Cioè, proprio <ride> <ride> uso il più facile. Cioè. Vuol dire che c'è uno scarso impegno. Forse e non lo sai Probabile, probabile che non conosca, che conosca. Esatto, può essere che non abbia questo ballottaggio nella testa, però sicuramente una cosa credo che sappia. Sa che quello basta. E allora mi chiedo, se per De André non bastavano neanche mille parole, perché oggi ne bastano poche? Perché questa semplificazione del pensiero e anche della ricezione del pensiero stesso? Ma intanto perché. Il denaro è diventato un valore morale, il successo è diventato un valore morale. Io continuo a essere convinto che quando De Andrè doveva scegliere un, un aggettivo, una parola, la parola giusta da mettere, in quel punto non si domandava chissà se funziona, eh, ma si domandava quale sta meglio a seconda della poetica che sto. Cercando di infondere nella, nella mia canzone, io che come ho già detto, non, non sono capace di scrivere delle hit. Per fortuna mi è successo, ma, ma non eh, scientemente. E, quando scrivo una canzone, mi domando sempre, per, ovviamente ne scrivo tante che ritengo brutte, quelle che butto via. E una delle discriminanti è questa canzone tra 30 anni avrebbe ancora un senso. Infatti, chi mi conosce sa che io cerco di evitare riferimenti temporali, cioè. Io avessi scritto, cerco la scheda del telefono in una canzone d'amore di 30 anni fa. Oggi sarebbe una canzone sorpassata. Io rabbrividisco quando nei testi sento: Ti ho mandato, faccio la storia, facciamo una storia. WhatsApp, eccetera. Perché temo che tra 30 anni qualcuno dirà: Ma che cos'era WhatsApp? Che cos era la storia? così come sì, non ho mai preso il telefono eh, proprio per evitare eh, di datare troppo le mie canzoni. Questo insomma, per dire, che io continuo a pensare, continuo a illudermi, forse sarò illuso, ma è così, continuo a pensare che ci sia gente che scrive delle canzoni cercando di scrivere delle cose belle che soddisfano loro e le persone che hanno la bontà di seguirle, ma non eh, eh, che cercano la parola giusta per, eh, per carpire Consensi ulteriori. E per me l'arte dovrebbe essere questo, indipendentemente poi da, dal risultato. E può essere che siamo noi che proprio non riusciamo a comprendere la comunicazione, il linguaggio di oggi. Cioè, eh, succedeva la stessa cosa anche ai tuoi tempi? Cioè che ci fosse questa. Impossibilità di comprendere da quelli che avevano non so vent'anni o trent'anni più, sì, più di te, naturalmente. Eh beh, naturalmente da ultra sessantenne. Io mi pongo questa domanda sempre: ma cioè, la bellezza siccome... ha un'età? Te lo chiedo, te lo te la metto così? Eh no, il bello per... ha un'età per essere cioè serve avere un'età per comprenderlo? Cioè, oppure a un certo punto, chi ha 60 anni non può più comprendere il bello, ci rinuncia e, eh, e via, me lo domando spesso, però. Se tu pensi un sessantenne è nato nel 62, giusto? E quindi aveva ave, ha vissuto nell'infanzia i Beatles, eh, aveva 15 anni quando è arrivato il punk, eh, aveva 12 anni quando Emerson Le che Palmer facevano pictures of an exhibition. E, e quindi, eh, sicuramente ha più, ha più probabilità di essere rock lui di un ragazzo di 17 anni di oggi al quale devi spiegare che erano le Zeppelin. Devi spiegare che le Zeppelin primo è stato registrato in quattro giorni eh, ed è ancora un disco che suona eh, come se l'avessero suonato ieri. E, e, per cui... E, e, Evidentemente il rock, comunque la musica di, di, di un certo tipo, è diventata un'elite dell'anima che sfugge alle eh, classificazioni per età. Quando io eh, nell'80 facevo concerti, i sessantenni erano del 1920 per cui erano persone che erano nate con eh, tutt'al più il triolescano, però cantavano eh, bombolo, era alto così, era grosso così, si chiamava bombolo, quindi eh, non avevano, a meno che non ascoltassero Gershwin nella musica classica, avevano un panorama musicale assolutamente misero, la musica leggera non era ancora non aveva ancora grandissima dignità. Bravo, con la differenza che guardavano dietro e non trovavano niente, un po' come gli americani, guardano indietro e non hanno niente, infatti si dice che sia un popolo senza cultura, ma oggi Beh. quando guardi indietro vedi tutto, cioè vedi lo scibile, vedi un universo, vedi 70 anni almeno di musica gloriosa, no? Beh, assolutamente. Evidentemente, evidentemente, allora la domanda che ti faccio è: ma non è che la vostra musica è invecchiata male? Non è che è invecchiata male, eh, è, 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 di, è di difficile comprendonio, ma oggi a un ragazzo se fai sentire eh, anche The song remains the same o The Musical Box dei Genesis non capisce, non sa eh, di cosa stai parlando, cioè rimane assolutamente spiazzato. Credo la, la giudicherebbe una, una pallosissima musica classica. Oggi viviamo anche nel momento, nei tempi della sintesi. Ricordiamoci che la, la fruizione della mia generazione, credo anche della tua, era comprare un album, andare a casa, toglierlo, metterlo sul piatto, una ritualità. Una rituali e con i testi davanti, ascoltatelo per eh, almeno 20 volte prima di toglierlo dal piatto. Ma se, dentro, stico... se dentro quella roba lì, scusami però, Ruger, se dentro quella roba lì tu avessi trovato, cacchio, ne so, c'è cioè un pezzo di Baby Kay, cioè era il rituale che nobilitava il pezzo... O era il pezzo che nobilitava era il possibile, Ma non era possibile perché sapevo dove mi, mi, mi rivolgevo. E in più, ricordiamoci, cioè, il mercato premiava di che erano i primi in classifica in Italia. Eh, a parte che morì troppo giovane per verificarlo, ma cioè, vendeva i dischi, cioè John Lennon. Scriveva le cose che scriveva, ma andava anche prima in classifica. Quindi in realtà eh, il movimento di massa era dalla parte della qualità, palesemente oggi no. E allora ci sono gli slogan. Sai che con gli slogan? In realtà, però, mi hai fatto pensare a quelli che oggi ce la fanno. Per esempio, Vasco, Vasco è un trasversale. Vasco è uno che riesce ancora oggi ad attirare i giovani. E uno dice: Ma come fa un signore di 70, non so quanti anni abbia adesso. Vasco, credo, 70 l'abbia compiuti, suppongo. E dice, come fa? Uh, ancora ad attirare con una musica che per me è trita e ritrita nel senso non ha nessuna uh, nessun senso neanche contestualizzato a quello che si ascolta oggi, nel senso è, una, è un suo genere, è un suo genere musicale ormai uh... consolidato. Certo. sì, è consolidato è una sua formula, ok. Però sai, poi i dischi comunque bene o male vedono. So, sì, forse sì, però in realtà non lo dico. Ma rifletto sullo slogan. Basco è uno che effettivamente ha semplificato il concetto, ha cercato sempre l'universalità e quindi cantare la canzone d'amore con meno parole possibili che potessero eh, appiopparla ad una persona e basta. E invece ha detto la do a tutti, cioè cerco di fare una canzone dove. Tutti si identificano perché è una sorta di uh, il, il, la frase sul bacio perugina. Cioè, sono slogan fondamentalmente, con tutto rispetto per Beh, gli slogan, sì. perché gli slogan non è che è semplice. Gli slogan non è, è che si è... scrivere, scrivere no. siamo solo noi non è Certo, è un, è, un mest... Anzi, è un mestiere. È... Il, il copywriter, che è quello che dovrebbe fare creare gli slogan, è un mestiere sì, no, ma io anche molto ambito. Credo ormai. che, tanto per citare, visto che ci siamo addentrati, siamo solo noi, implica anche un lavoro creativo è una sofferenza, non è eh, una furbata. È letteratura fatta, c'è la stessa differenza, non so, Bukowski è molto più stringato di Proust, eh, Hemingway è più stringato di Flaubert, entrambi comunque eh, hanno scritto pagine immortali, quindi quella di, di, diventa una cifra stilistica. Però mi sembra abbastanza chiaro che oggi Vasco non scriva più cose, cose immortali, tant'è che credo che le... Forse anche chiedendo no, il brani, ditemi, se chiedo alla chat, ditemi cinque canzoni del repertorio degli ultimi dieci anni di Vasco Rossi. Penso probabilmente faranno un po' fatica, farebbero un po' fatica. Ma il punto è sempre la questione dello slogan. Cioè, nella semplificazione, lui che non è mai stato un dotto illetterato da questo punto di vista, evidentemente riesce ad arrivare anche a questi qui che non hanno bisogno di sforzi. Cioè, la semplificazione, l'ultra semplificazione che anche Vasco ha applicato alla, ai suoi testi, evidentemente pagano. Cioè, se abbassi la soglia d'ingresso della qualità... Quando basta poco, capito? Cioè, evidentemente, evidentemente anche quello riesce ad entrare. Ehm, mi viene da pensare che possa essere questo il motivo per cui Vasco riesce a bucare. Poi adesso so che ti metto in una situazione scomoda perché dovresti parlare di un, eh, di, di, di un collega, insomma, e magari non la pensi neanche così, però la mia opinione è che effettivamente avendo ridotto la parte, come dire letteraria del suo, del, del suo scrivere testi probabilmente si è riuscito eh, a, ad entrare in qualche maniera. Allora sì, però faccio un'obiezione, sì. anzi due. Una è che per la prima volta nella musica dal rock in avanti è, è successo quasi sempre che gli artisti hanno prodotto le loro migliori cose a inizio di carriera. Mentre in tutto il resto della storia dell'arte addirittura si era coniato il termine eh, opera giovanile per dire quando l'artista non era ancora eh, formato. E, dagli anni 60-70 in poi noi ci sono centinaia di esempi di artisti che hanno fatto le cose migliori nei loro primi album, sia nel rock che nel prog, in qualsiasi, qualsiasi genere eh, ti piaccia. Ah, questa, eh, e questo eh, forse deriva dagli, dal fatto che è più semplice scrivere eh, cose sofferte nella, nello scantinato che non nel superattico. Può essere. Eh, come dicevamo prima, mai gli artisti sono stati così gratificati economicamente come negli ultimi 50 anni. Questo può essere. Ma oggi anche essere eh, eh, che sia cambiato il modo di ascoltare eh, faccio, non so ti faccio un esempio tutti vengono da me molti quelli che mi fanno i complimenti arriva al ah, mare d'inverno mare mare che bella mare mare arriva a due minuti e 15. il portiere di notte la porterò via arriva a un minuto e cinquanta e faccio solo esempi miei. Eh, immagina quando a Jimmy Pes chiedono ma tu perché non, non, non riesci più a scrivere un pezzo come Stairway to Heaven Stairway to Heaven come ben sappiamo è un pezzo di sette minuti dove il primo colpo di batteria mentale è completamente diverso dall'introduzione insomma è un'opera ormai più vicina alla musica classica che alla musica leggera per cui è, 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 è L'altra obiezione è che non è che trovo di scrivere cose migliori di aver scritto cose migliori negli ultimi 7-8 anni rispetto ai, ai primi 10, e, e, e forse la pensano così eh, anche altri miei colleghi. Può darsi che anche Vasco Rossi, che, di cui stiamo parlando, gli fischieranno le orecchie, ritenga più interessanti le ultime cose che ha scritto perché magari ci ha messo una cura. Superiore rispetto ai lampi giovanili. Dipende, secondo me, molto anche dall'approccio eh, che la gente ha nell'ascoltare le canzoni oggi, soprattutto nell'ascoltare le canzoni di qualcuno che ha già scritto canzoni di successo. Vasco Rossi è l'esempio più palese. La generazione della indie italiana, quindi l'ultima generazione cantautorale. Uh, o sedicente cantautorale del nostro paese, uh, il, quindi l'ultimo correntone ancora legato alla forma, alla forma canzone più o meno tradizionale, ha portato tutta una serie di artisti che non hanno inventato nulla, ma hanno avuto l'onere di poter scegliere chi imitare di fronte appunto a quei. 20, 30, 40, 50 anni indietro dove tu hai lo scibile e dici cosa parla meglio per la mia generazione e la cosa stupefacente è che siano rimasti fuori eh, quelli che io non avrei mai eh, potuto neanche immaginare o temere che sarebbero rimasti fuori un, un giorno sono rimasti fuori Battiato che so, Battiato è stato importante negli anni 90 per la generazione degli anni 90 poi no poi ha perso influenza Battiato, è rimasto importante per noi, ma non per le nuove generazioni che fondamentalmente non lo conoscono. Non hanno preso De Gregori, che poteva essere diciamo, la, il paradigma della canzone, della canzone folk, hanno preso Battisti e attenzione, lo hanno mescolato con, e qui es esce un cocktail assurdo, lo hanno mescolato con due che oggi riescono ancora a fare bene. Max Pezzali e Cesare Cremonini. La musica indie degli ultimi anni è stata una miscela di Battistiana Memoria ma mescolata con Pezzali e Cremonini. E tu dici: ma perché cacchio c'è quei due? E quando vanno a prendere quei due, io dentro di me effettivamente penso che sia perché non ci arrivano. Agli altri, oppure non hanno la pazienza per arrivarci. Arrivare a Battiato vuol dire studiarlo, vuol dire buttarcisi dentro. Arrivare a Pezzali non ci vuole niente, non devi fare questo grande lavoro di studio né di introspezione per arrivare a Pezzali, perché è immediato. È come il popper, è una roba eh, che canti al karaoke, è una roba che non può mai essere generazionale nel senso buono. Eppure hanno preso allora, queste cose qui, mettendole però con quella nobiltà di Battisti. Che però Battisti, sappiamo che è solo autore musicale, quindi anche lì vai a prendere un cantautore perlomeno anomalo. Anomalo. Allora eh, c'è da fare un, un, un discorso di base. Eh, tutti i grandi che noi stiamo nominando eh, hanno sfondato al quarto, al quinto, al sesto album. Battiato, non ne parliamo. Eh, tutti quelli che fanno cose nuove eh, e che poi dureranno 40 anni, 50 anni, forse ancora di più, eh, in realtà all'inizio non piacciono a tutti, perché stanno chiedendo. Vasco, Rossi, perché stanno chiedendo alla gente un atto di, di fede, un atto di pazienza, eccetera. Non grafico, firmavano contratti per cinque album, cinque album, che voleva dire, puoi sbagliare, può darsi che tu non piaccia subito, ma noi continueremo a investire su di te, a spendere dei soldi, materiale, risorse umane e, e a metterti nelle condizioni di diventare qualcuno che duri nel tempo. Oggi i contratti, ammesso che esistano, sono contratti per un singolo, quindi in realtà i ragazzi che cominciano sono costretti a sfondare subito e se tu sei costretto a sfondare subito è evidente che non potrai mai eh, imporre la tua linea eh, più recondita, devi cercare di fare il pezzo che passi subito in radio. Appunto con l'inciso che arrivi dopo 50 secondi, eh, che funzioni, e quando scrivi dei pezzi sceglierai quello che ti sembra più immediato, non certo quello nel quale credi di più, e questo naturalmente determina una reazione a catena per la quale poi diciamo: eh sì, però battiato era una cosa, dall'era era una cosa. Quindi tu, Enrico, dici che sono una... le regole sono le, le regole di ingaggio che vanno a compromettere o comunque a indirizzare le scelte. Allora ti chiedo negli anni 90. Bah. E a, a metà degli anni 90, complice sicuramente l'esplosione della musica alternativa nelle classifiche mondiali, abbiamo assistito fondamentalmente all'emergere uh, all di, non dico tanto gli after hours o i marlene che erano band e quindi con una struttura e una storia diversa, ma di artisti, per esempio Carmen Consoli, che credo rispondessero né più né meno alle stesse regole, nel senso che già anche ai tempi si sentiva parlare di noi discografici conosciamo la formula per il successo, noi devi fare come ti diciamo noi, cioè l'abbiamo visto, ne ho parlato anche con i tuoi colleghi come per esempio con Francesco Baccini su quanto limitante fosse l'intervento delle case discografiche sulla linea che avrebbe avuto di sua, eh, diciamo, di sua spontanea volontà o per sua ispirazione l'artista. Allora mi chiedo ma perché allora una Karma in Consoli quando fa il primo disco non fa Battisti che incontra Pezzali adesso è chiaro Pezzali eh, diciamo però già c'era nel senso Pezzali c'è cioè, dei primi eh, da, dalla, diciamo dei primi 90, cos'era? 91 92 credo no? Del, de, degli 883 perché non, non sono andati verso un qualcosa di squallido ma ah, hanno cercato sono... una, linea, una linea diversa una linea nobile per persone... Carmen Consoli è una un'artista libera è un'artista molto comunicativa ma sicuramente io credo che, che senza saperlo abbia fatto su di sé il ragionamento che facevo prima io, Carmel Consoli secondo me è ben conscia che eh, difficilmente a meno di una congiunzione astrale particolare farà San Siro ma sicuramente quando avrà 60 anni continuerà a fare dell'ottima musica eh, è un caso di, 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 di resistenza. Io la stimo molto peraltro. Eccetera, eccetera. Fa fatica anche lei, come tutti i cantatori. Eh, piace molto. Come tutti i cantatori ovviamente eh, fa fatica. Sta cercando di ricostruirsi sì, ma, qualcosa. Secondo me sì, ma, ma non è... va superato il concetto di fa fatica perché fa meno gente di quello. No, no, non parlo eh, di questo, non parlo no, di questo. No. Però dai, è, è in dubbio che Carmen Consoli abbia avuto una pausa molto lunga dovuta a difficoltà a reinserirsi in un contesto che è cambiato se ti fermi eh, se dieci anni fa ti fermavi fa oggi pagavi le conseguenze eh, ne, paghi, ne, ne paghi le conseguenze oggi ieri, l'altro ieri, cioè quella è la fatica perché esci da un giro che a un certo punto è cambiato in maniera improvvisa eh, finita la generazione mi viene da dire anche dei romani, quindi Gazzè, Silvestri, Niccolò Fabi, che continua a fare. Forse Nicolo Fabi è uno degli ultimi grandissimi cantautori che riesce a fare delle cose straordinarie. Battendosene altamente il cazzo di tutto. Cioè, proprio va dritto per la sua strada sì, e fa il disco: e fa il disco che vuole fare. Eh... Chissà, mi verrebbe da chiedere anche lui: no, come. Quando ti guardi intorno e vedi un Tommaso Paradiso, cioè non ti viene voglia di alzare il gomito, non lo so, mi verrei, mi, questa è una cosa che mi viene a me. Però effettivamente la semplificazione sta portando a una musica che qualitativamente è meno alta. Un ragazzo in chat dice, non diciamo che i ragazzi sono stupidi, io non dico che i ragazzi sono stupidi, ne ho fatto anche un video che trovate su questo canale dove dico proprio che la colpa è nostra perché noi dovevamo educare quella responsabilità, quei vent'anni di buco dove eh, noi di una certa generazione abbiamo giocato a fare i giovani perché tra sindrome di Peter Pan e tu di Peter Pan dovresti sapere qualcosa e, e, e diciamo e uh, attaccamento forse alle nuove tecnologie far capire che non farci tagliare fuori siamo diventati peggio di loro siamo entrati in competizione con loro ed è chiaro che noi non abbiamo insegnato due generazioni in competizione non puoi aspettarti che l'una insegni all'altra è chiaro che uno diventa un cattivo insegnante perché litigano una generazione che sa di aver fatto il suo insegna all'altro perché gli tramanda quello che deve tramandare. Penso che sia anche normale. Immagina un genitore che è in conflitto con un bambino di 15 anni, cioè un ragazzino di 15 anni, sarebbe un idiota, no? ovviamente non starebbe facendo suo bene il suo lavoro. Quindi sono pienamente d'accordo sul fatto che la responsabilità principale sia stata la nostra, non aver dato ai ragazzi un substrato che fosse fertile. Un humus su cui far crescere la propria curiosità di scoperta e di riscoperta. È stata colpa nostra. E arrivo all'altra parte, che è il revivalismo. Perché in questa ottica, visto il revivalismo che viviamo in Italia, incredibilmente anche voi dovevate essere ripresi. E invece che cosa va a ripescare l'Italia? Il trash. Va a riprendere di sé il peggio del peggio del peggio. Complice anche una televisione di un certo tipo, complici i Carlo Conti, complici chiaramente i programmi tale quale, tutta la roba sempre nostalgica, ma anche gli Amadeus dei 60, 70, 80, 90, che sicuramente non fanno bene per comprendere che esista un, un presente, e non fanno bene alla salute perché la nostalgia non fa benissimo al morale, all'umore, ritirano fuori, ma soltanto il peggio. E allora dici, cazzo, ma voi non viene da dire, ma perché a noi non ci ripescate? Cioè, cosa vi ha fatto di male appunto il portiere di notte per non essere ripescato in questo revivalismo? E dovete andare a riprendere i ricchi e i poveri, cioè, non capite che è... perché Orietta Berti, sì, e io no, questo è un mistero. Io non riesco a comprendere perché, soprattutto, i giovani, vedi un Fedez. Per andare a riprendere qualcosa del passato, vado a prendere il peggio del peggio. Eh, tutto tu, rispetto adesso... per Orietta Berti, però, eh, ma tu stai parlando di musica in televisione. Io sto parlando di quello che c'è, la musica non esiste. La musica non c'è se tu organizzi un programma televisivo da prima serata, probabilmente eh, immagino eh, tenti di far divertire, far ballare, eh, parti da questo presupposto terribile. Ma tu ti divertiresti a guardare un programma del genere? Fa divertire, fa ballare? No. Ma io no, ma io non mi fanno per me, certo, eh, non sono. Come dire, eh, ma allora scusami. Allora, la persona eh, giusta, per te, eh, ma se non siamo le persone giuste, allora mi viene da pensare. Allora non possiamo dire che la gente è stupida, però poi la gente fa cose stupide e si fa fregare in maniera stupida, e allora dove sta la verità? Eh, la gente. È po' beve quello che viene dato da bere. Quindi se uno gli desse eh, del, del liquido buono e un buon drink, potrebbero bere bene. Secondo me sì, si ma abituerebbero. E più sì, però magari si abituerebbero, però al primo colpo fai il, il 9% invece che il 14%. E sono i famosi 5 album che ti firmavano ai tempi tuoi? Eh? Sì, assolutamente, assolutamente, ma oggi l'industria televisiva non... Non aspetta, eh, ci sono programmi meravigliosi, il programma di Arbore partì malissimo, i programmi quelli storici, eh, no, anche prima quelli della notte no? eccetera. Naturalmente c'era una, una televisione che aveva ancora la, la voglia, la possibilità di, di investire e qualcuno eh, disse secondo me questo progetto di Arbore è forte, bisogna solo... Che la gente si abitui, cosa che avvenne e ancora oggi rivediamo in onda Arbore Frassica o tutto quel, eh, tutto quel giro di cose. Per cui eh, oggi c'è fretta, oggi c'è fretta quando si scrivono le canzoni, c'è fretta di avere successo quando si ascoltano le fretta. canzoni. <ride> fretta di, di, di avere successo quando le arrangi c'è fretta di avere successo quando fai un programma televisivo c'è fretta di avere successo spesso quando fai un, un blog un, eh, un... Sito, cioè su qualsiasi cosa guarda quante cose leggi sul web, notizie che sono false, che sono messe eh, come direbbe Pannofino a cazzo di cane, eh, giusto per prendere al volo nel breve, e in più eh, è chiaro che anche per quanto riguarda la musica, l'arte, cioè il, il ragazzino che arriva da Quarto Giaro, eh, non può cambiare il mondo deve portare a casa un po' di soldi per sé per la famiglia il più presto possibile e, e purtroppo torneremo al medioevo nel quale quelli che stanno bene i ricchi faranno grande musica perché non avranno l'esigenza di soggiacere al mercato purtroppo succederà questo io aggiungo per esempio ehm, oggi io che faccio un album all'anno come bene intuirai se va bene, vai in pari quando fai un album. Se va bene, vai in pari al Salame Negroni. Se va bene, vai in pari. Ho fatto una pubblicità. Le stelle sono tante, milioni di milioni. Quella pubblicità mi ha consentito di fare due album. Il, il, quello che ho guadagnato lì io l'ho reinvestito in due album interi, quindi studio, musicisti, eccetera, eccetera, che è esattamente come dicevamo all'inizio del. Eh, Leonardo che va ospite del signore del signorotto dell'arciduca Tatale, che fa un bel disegno, un bel quadro, fa vedere che la moglie era bella e nel frattempo fa le cose che gli interessano. Quindi, purtroppo, oggi ci sono mille strade diverse per cercare di fare qualità, ma naturalmente eh, sono strade. Eh, più impervie e come dire meno, meno gratificanti economicamente. Però guarda, forse negli anni 70, 80 o 90, una pubblicità come quella che hai fatto, ti sarebbe stata additata. Ma Beh, oggi ci manca, a... oggi ci manca pure che arrivano a dirti qualcosa oggi sono, sono arrivati a dirmelo nel sì, paese sì, della prostituzione. Che... Ma chi te l'ha detto è il primo che si sarebbe prostituito. <ride> sì, probabilmente, sai, poi oggi <ride> sì. sai come vanno no, le cose, no? Esatto, quindi cioè, mi, mi, mi fa assolutamente no. sorridere. Voglio tornare sulla fretta. La fretta, La fretta come sì. minimo comune denominatore, come uh, imperatore della nostra società. La domanda sì. che mi verrebbe da fare a volte a questi personaggi, alle persone che poi si piegano alla fretta tutti insieme, cioè, nessuno dice attenzione. Voi andate di fretta, io scelgo di andare un po' più lento, ma non puoi, hai una radio, va bene, ci provo. La domanda è, se queste persone piegate alla fretta decidessero improvvisamente di non andare di fretta ma di seguire i loro tempi, sempre che ne abbiano, perché questa è la grande domanda, se togliamo la fretta, voi classe dirigente sapete cosa fare oppure siete soltanto bravi dirigenti per gestire la fretta? Perché nel Cotto e mangiato siamo tutti quanti un po' dirigenti. Non serve una grande preparazione. E allora chiedo: se doveste andare lenti, cosa succederebbe? Un mese lenti, fallite? Il pubblico si aliena. Cioè, che cazzo succede? Perché nessuno fa la prova del 9? E vedere che succede, è come se tu hai paura del buio. Poi a un certo punto spengono la luce. Come va? Stai tremando? No. Okay, ma se... tu non hai. Anzi, non no, ce l'hai l'idea dell'ossessione che hanno quelli che conducono programmi televisivi, quelli che hanno che possiedono delle radio i direttori artistici delle radio libere, l'ossessione che hanno per i numeri e temo che ce l'abbiano anche i, i, i cantanti Oggi i numeri sono tanti, non sono solo le, lo streaming, sono le, i follower, sono tante di queste cose che la vita ti dà questa serie di stupidissime pagelle eh, per le quali eh, tu sei un drogato che non è assolutamente in grado di, di sottrarsi però... a questo tipo di, di meccanismo. Se tu gestisci una radio, privata, no, però, aspetta, eh... però aspetta, una riflessione: questi signori devono fare. Ma tutti Ma è. a qualsiasi. farlo? Sai perché? Perché Ma devono gli piace a loro, loro trapassare Ruggeri e panchi no, non i pancre, Non gli cambia niente Stavo cercando un, un, un nome di una parte del corpo che non sia stato ancora preso da un trapper Femore, che non esiste ancora Però potrebbe essere un Stava ottimo per nome per i cantanti di oggi Esatto, no? cercavo una parte del corpo non ancora Usata. presa e femore, clavicola, ecco tra Ruggieri e clavicola allora non fa nessuna differenza. Probabilmente il nuovo pezzo di clavicola eh, fit tibia. Eh, ok, però. Da loro, li metti in una comfort zone per la quale dicono: Ma perché devo, devo mettere il pezzo? Siamo d'accordo, ma qui, è, però è qui che entra il dirigente. Ma dirigente... no, è proprio il dirigente che dice: così. No, no, certo, è qui, è qui che secondo me si vede perché questa classe dirigente è fatta di cialtroni. Perché non si rendono conto che questo tipo di soddisfazione nell'immediato sta portando a una rovina sul lungo che già si è innescata da tempo, che già ha degradato completamente il presente e che fa pensare che nel futuro le cose non possano andare meglio, ma in quel futuro loro sono costretti a fare numeri. E i numeri sono sempre più piccoli, i numeri sono sempre più bassi. La discografia di oggi è una discografia che si è autofagocitata fino a che non si sono mangiate tutte e se ne sono rimaste due perché un rivale doveva esserci. Loro stanno lì a spartirsi una pozzanghera oggi, non stanno più spartendosi i soldoni dei tempi di oro, incenso e birra. Per capirci, per fare un esempio, di discografia che faceva tanti soldi con sponsor annessi e connessi. Oggi fanno la fame anche loro. Quindi io dico, visto che tu, proprietario di una radio, fai la fame, visto che hai un pubblico di vecchi, visto che facendo 60, 70, 80, 90, tu i giovani non li stai intercettando minimamente e quindi quando muore il tuo pubblico, cosa fai? Perché a un certo punto anche la musica di oggi, se tu la racconti soltanto attraverso i grandi vecchi, a un certo punto i grandi vecchi non ci saranno più. E allora tu dici, vabbè, ma quando non ci saranno più i grandi vecchi, che cazzo resta? Muore tutto? No, ovviamente non può morire tutto. Rimane perché... il catalogo. Sì, ma morirà e il catalogo lo stanno vendendo. Il catalogo infatti lo stanno vendendo. Perché? Tanno perché tra dura... Devi... Ah, certo. Però sì, la... sì, il punto è questo, questa qui è una roba che non ha visione. Questa no, roba qui certo. porterà la loro stessa morte. Quindi noi Ehi, stiamo, ma... non, è che, stiamo... Sì, non sì. è che noi moriamo pubblico, ma nel frattempo i dirigenti vivono. Vivono adesso, ma poi cambiano perché domani uno va a lavorare per i formaggini e un altro per i gelati, e prima stava a capo di una televisione. Cioè, il punto è: questo, tutto questo sta impoverendo il loro stesso settore, non soltanto la nostra parte di fruizione, ma anche la parte della creazione. Quindi a un certo punto questi idioti non lungimiranti dovranno farsi due domande: ma domani di che cazzo campiamo? Perché non tutti hanno 70 anni. Eh? Non, tutti se ne hanno Beh, sì. se, non tutti stanno andando in pensione. Di che cazzo camperanno questi signori? qua? Pensano che si inventeranno. Comunque oggi i, i guadagni sul, sullo streaming sono 100 volte più alti. Perché gli artisti sono totalmente tagliati fuori, poi più. Sono ragazzini giovani che gli dai due soldi per una serata con le basi e li fai contenti, e gli fai due firmacopie. Quanto può anche... durare questo modello di business? Ah, quanto può durare? Ah beh, certo. Cioè, sai, oggi andare verso, andare verso il minuto e trenta, no? E i trenta secondi. E tiktok. Bravo. E pezzo esatto. su TikTok. Ok, perfetto. Dopodiché andiamo sempre più veloci. Facciamo le canzoni da mezzo minuto. Va benissimo, ma quanto può durare? Perché una... non è fermo. È così. Quindi a un certo punto sei... tendi allo zero. Quando arrivi allo zero, già la musica l'hai fatto uscire dalla rilevanza che avevi, l'hai fatto uscire da tutto ed è ormai un sottofondo e un contornino per uh, film, serie, te serie televisive e storie su sui social ma a un certo punto questo tipo di cultura una volta ammazzata la musica ammazzerai la prossima cosa e poi quella dopo ancora questo è il punto ma ammazzeranno se stessi cioè stiamo andando allo zero stiamo andando allo zero assoluto per, ah, no, parlare, no, no. per parlare di roba no. di scarsa qualità cioè questo è il punto. Dove cazzo sì, andiamo ma... così? Cioè da qualche parte deve nascere dal basso, dall'alto. Tu dici dall'alto, forse i ricchi faranno musiche di qualità, però è, può essere. Ma a un certo punto questa roba deve terminare, oppure non terminerà più? Come la vedi? Ma è... sì, può essere che sia così. Io vedo che ogni anno. 4-5 eroi di stagione saltano fuori, eh, per cui è vero che tu dici, esce il tizio e dice: vabbè questo tanto dura due anni, ma dopo due anni ce, ce n'è comunque un altro. Quindi, un iperricambio, eh, un gioco di società per il quale ci saranno cantanti che sempre più dureranno mh, da Natale a Santo Stefano. Tirando a campare, con la, adesso c'è la trap, poi succederà qualcos'altro. Ma io, cantante, eh, eh. io che non sono ancora affermato, che vedo che tu che sei Beh. affermato, duri da Natale a Santo Stefano. Io, secondo te, ho invidia per te, voglio fare il tuo lavoro. Sì, sì. Quanto dura. E questo lo, lo testimoniano le centinaia di scuole, di concorsi, i negozi di, di musica che vendono le, le cose per registrare in casa. E, comunque rimane questo tipo di illusione. Cioè, L'unica eh, parte che sicuramente non è in crisi è l'industria dei sogni. Se tu, se domani eh, io e te diciamo facciamo un concorso canoro, si iscrivono eh, e facciamo pagare eh, per assurdo: si iscrivono dei ragazzi. Perché io e te siamo conosciuti. Eh, quindi, l'unica industria che sicuramente sta, sta ancora funzionando è l'industria dei sogni. Eh, e su quello si regge una parte, diciamo, del sottobosco dell'economia. X Factor è una sorta di industria dei sogni. Sta fallendo, sta chiudendo, sarà l'ultima stagione. Quindi vuol Beh, dire che delle poche 40, vedi: come... 12-15 stagioni. Ma sì. io parlo del presente, nel senso che questo è un mercato che brucia se stesso. Altrimenti. Dopo X-Factor ci sarebbe stato il killer di X-Factor. Quindi chiudi quello per averne un altro. Invece in realtà abbiamo uh, Sanremo che era morto e è ritornato fuori. Perché? Perché quando la pozzanghera è grossa così, anche Sanremo va bene, diventa fondamentale, tutto diventa buono. Anche Sanremo, anche l'Eurovision che non abbiamo mai cagato e coperto in vita nostra. Diventa una roba importante. X-Factor... Però a un certo punto stufa perché è una formula che stufa e quindi per i ragazzi ci sarà una soluzione in meno. Cosa gli resta? Amici, poi che cosa hanno? Cioè, capisci che il prossimo anno ci sarà la stessa richiesta ma con una risorsa in meno. E quindi non è la riprova che questo mercato sta fagocitando se stesso perché certo. non c'è un ricambio a questa però, roba. Sì, però ogni tanto leggo la storia appunto di Femore o di Tibia. O... Certo. Di clavicola che dice, eh, ero nella mia cameretta. Ho messo un video su TikTok. Naturalmente è, è come il Super enalotto, insomma, con la differenza che chi vince al Super Enalotto diventa i Mineskin, diventa i eh. Chi vince al Super Enalotto no, di TikTok se ne sta ben nascosto, mentre invece nella musica chi vince il Super Enalotto diventa i e famoso. E, e, e quindi è una sorta di, di lotteria dove l'illusione è determinata dal fatto in fondo, se ce l'ha fatta lui, se ce l'hanno fatta loro, potrei farcela anch'io. Quindi, siamo al berlusconismo applicato anche alla musica. Cioè, se vale tutto, cioè, chiunque può arrivare senza nessuna competenza. E in effetti, il mondo della musica di oggi molto rispecchia questo: nel senso che tu hai un livello di intonazione pari a zero adesso. Non è che sia fondamentale, nel senso che il punk che anche tu hai amato Beh. non è mai stata una scuola di canto, però era un genere e non mi pare che oggi si faccia un granché di punk. Quindi se oggi fai musica leggera e stoni in quella maniera nel paese famoso per il bel canto, secondo me c'è qualcosa che non funziona. Ma, no, ma, eh, ma sai, oggi passi veramente da, da X Factor al forum di Assago in tre settimane da amici al Palaeuro in tre settimane. E, m, quelli della mia generazione, cioè io ho fatto centinaia di concerti. Hai mai fatto con... San Siro? No, l'ho fatto una volta con supporter dei Roxy Music. Quindi, quindi è rimasto eh, che lo dovevi quindi, fare, eh, cioè, il, tuo presagio, era... il tuo presagio è, è, stato, stato, sì, sì, è sì. stato reale. Ci cioè, ho giocato, ma non ci ho... Ma non Cantato. E, però quelli della mia generazione sanno benissimo cosa vuol dire cantare di fronte a 30 persone di cui 10 non ti stanno neanche ascoltando, sanno benissimo eh, cosa vuol dire cantare senza avere la voce in spia o con un chitarrista molesto che, che, che ti mette eh, la chitarra a 100 volte il volume, e tu non senti la tua voce. Sanno benissimo tutte queste cose e, e quindi poi quando vanno sul palco eh, hanno una padronanza derivata dal, dal fatto che, che, che hanno fatto la, quella parola che non si dice più ma che è la gavetta, che la gavetta non vuol dire stare a casa nella cameretta a postare video fino a che un video passa la gavetta vuol dire andare di fronte alla gente che non ti vuole esatto. oppure che, che è lì per, per bere una birra e e ti il, sta confronto, il confronto il confronto che, che, che ti fa crescere, però come eh. potrebbe oggi esserci qualità? Se uh, in realtà tutto quello che dovrebbe produrre qualità quindi il darwinismo applicato alla forma d'arte. Musica, che è appunto, la gavetta, è stata uh, schiantata da. Uh, locali che non esistono più, quei pochi fanno soltanto tribute band, quindi c'è sì. la mortificazione del repertorio originale. Oppure ti chiedono quanta gente porti. Esatto, ti chiedono quanta gente porti, non hanno impianti, cioè di, siamo arrivati a una uh, contrazione eh, ormai esagerata. Non solo hanno, hanno ammazzato tutto il business che girava intorno all'attività dal vivo, perché attività dal vivo non è soltanto fare San Siro, fare la tournée che facevi tu, l'attività dal vivo dava da mangiare a tante altre persone che in attesa che tu facessi la tournée, nel frattempo facevano il localino della loro città, eccetera, e andavano in giro a suonare. Quindi era tutto un indotto di chi anche si apriva una sala prove, di chi eh, chiaramente andava anche a fare il pubblico. In alcuni, in alcuni posti e decideva in un certo senso con la propria reazione de, della, eh, della vita o della morte oppure semplicemente di quel concerto di quell'artista che poi la, aveva, ne aveva un altro per rifarsi. Questo non esiste più, per quello abbiamo così tanti artisti impreparati in questo paese. Per questo abbiamo un livello così infimo. Per quello non scrive nessuno canzoni. Oggi è ritornato il mestiere dell'autore delle canzoni. Scrivono i sei, i sette. Eh, scrivono in 6-7, però eh, cioè, tra Ghostwriter e, e, e quant'altro, tra l'altro scrivono appunto, scrivono in tanti e non sembra neanche uno sforzo collettivo. Cioè, qui sembra assistenzialismo, non sembra più cantautorato. Ma eh, sì, è, è cambiato tutto radicalmente. C'è anche da dire che insomma, ci sono corsi e ricorsi e comunque è, è, le, i conti si fanno sempre... Non subito, eh. quindi in realtà, io mi auguro di essere qua tra vent'anni lucido per rifare questa intervista e dire: Ti ricordi vent'anni fa?. Quanto eravamo pessimisti, invece, ti è. <ride> Eh, di clavicola e non, eh, tu dirai ma quale clavicola Sì, clavicola era prima classifica con in femore eh, e <ride> a femore per cui eh, in realtà vediamo cosa succede perché poi il tempo è sempre una bella, un bel setaccio eh. difficilmente poi tu vedi eh, uno che dura 30 anni che proprio non vale niente Piuttosto fa musica leggerissima, eh, prima hai citato i ricchi e i poveri, certo non sono gli Yes, non sono eh, i Gentle Giant, però hanno quel tipo di professionalità mirata eh, ehm, che senza disturbare nessuno gli ha fatto girare il mondo. Allora, mh, vediamo tra 30 anni, tra 20 anni, che cosa succede di, que di questi qua. Eh, e allora si potrà fare un bilancio anche di questi anni. Enrico, ti... io mi ricordo, No, te lo dico perché mi ricordo che negli anni Ottanta, dove comunque c'erano i contratti, un sacco di zeri, eccetera, c'era qualcuno che diceva, eh però tu non, eh, non si guadagna più niente, dicevo ma caspita, a me va benissimo così, però... Eh, allora si diceva, si diceva questo, e evidentemente qualcuno deve aspettate un attimo: vediamo se nel 2020 quelli degli anni 80 si lamentano o no. E in effetti non si, non si lamentano perché ci sono ancora e fanno dischi e sono operativi almeno molti di loro. Ti faccio un'ultima domanda, Enrico, poi ti, ti, ti saluto e ti ringrazio per l'incredibile disponibilità. Se dovessi andare indietro nel tempo, attenzione: non è una domanda da Carlo Conti. Non ti chiedo il momento in cui uh, hai un rimpianto perché è bello, ma ti chiedo il momento in cui hai un rimpianto perché lì hai visto che le cose iniziavano a cambiare, che quello è stato il punto di rottura. Ma, ehm... Quando è morto Vittorio Salvetti, perché eh, Vittorio Salvetti faceva il Festival Bar, come sai, ed era l'ultimo che riusciva a coniugare la musica leggera, la musica di, di anche di bassa lega, di quella che c'era, perché c'è sempre stata, e poi però ti chiamava un Pino Daniele, un Ruggeri, un Ron, e, e riusciva a alternare queste cose, e secondo me era ancora uno che sapeva rischiare. Dice che quello, per... quello secondo me è stata una delle ultime figure carismatiche eh, che, che riuscivano a barcamenarsi bene tra l'esigenza di fare ascolti e anche di trasmettere musica brutta con la, il suo piacere che era quello di difendere i cantautori. Enrico io ti ringrazio, non voglio rubarti altro tempo e è stato credo un credo che ci siamo detti forse tutto, almeno la speranza è quella lì. Il piacere è stato assolutamente reciproco. In bocca al lupo. Fra un annetto facciamo un aggiornamento. E poi vediamo... tra 20 l'altro ce lo diamo tra 20, come le visite e i controlli Bene. dal medico ormai. Esatto, diciamo <ride> che ce lo diamo tra un po' di tempo. Enrico, aspetta che poi ti voglio salutare in sì. fuori onda nel frattempo. Ringrazio voi pubblico, vi ricordo che domani sarò comunque in live sul canale Viola dove mi trovate tutti i giorni dalle 14 alle 16. Lì si mette musica ovviamente, si fa la parte empirica, si fa la parte della pratica, questa è soltanto la nostra teoria o comunque questa qui è l'analisi. Vi chiedo una cosa mettete un like perché è gratis non costa assolutamente niente in realtà non costa proprio niente neanche come gesto perché lo fate con il dito se avete un tablet o un telefonino lo fate col mouse passandoci sopra iscriversi anche al canale è completamente gratuito io vi garantisco contenuti come questo sempre fino a che almeno non ci diranno che è finita per tutti quanti ma non arriverà mai quel momento no, non arriverà. ragazzi grazie di cuore un abbraccio alla prossima buonanotte a tutti